E allora buonasera, buonasera, benvenuti al TG della 7 che apriremo con una notizia importante che molti aspettavano, e cioè il Consiglio dei Ministri questa mattina ha finalmente sbloccato cosa? I fondi necessari a pagare i debiti delle pubbliche amministrazioni nei riguardi delle imprese e delle banche. Le prime ad essere pagate saranno le imprese. Si tratta di 40 miliardi di euro che verranno erogati nei prossimi 12 mesi, che potranno aumentare nel corso poi del 2014, con un meccanismo che è stato promesso essere veloce, molto semplice e chiaro. Il Premier Mario Monti si è tolto con l'occasione qualche sassolino dalle scarpe, ha affermato: siamo stati attaccati politicamente proprio da quelle forze politiche che hanno provocato tutto questo e che poi hanno accettato che tutto questo rimanesse per almeno 10 anni. Il Consiglio dei Ministri però ha preso anche altre decisioni, fra cui anche quella, molto apprezzata immagino, di rimandare che cosa? Il pagamento della TARES, quella tassa che unisce il pagamento della tassa dei rifiuti e quello dei servizi, e che verrà prorogata nei prossimi mesi. La domanda che ci faremo al telegiornale, lo vedremo, abbiamo un servizio dedicato a questo, è: questi soldi, questi 40 miliardi, sono pochi, sono molti, serviranno effettivamente a sbloccare l'impasse della nostra economia, a farla ripartire? Vedremo. Si tratta comunque certamente di qualcosa di apprezzabile, di una boccata di ossigeno importante, soprattutto perché, lo sappiamo, ne parlavamo proprio ieri, la pressione fiscale sugli italiani, sulle famiglie italiane sta aumentando, è aumentata. Dicevamo ieri, lo ricostruivamo, che negli ultimi 3 mesi del 2012 ha raggiunto addirittura il 52% di pressione fiscale. Sostanzialmente diamo di più di quello che guadagniamo allo Stato, e questo o almeno in parte provoca situazioni, vicende drammatiche come quella accaduta ieri a Cittanova Marche, cioè una coppia di coniugi che si è suicidata. Lui era un esodato, lei la moglie è una donna che viveva con una misera pensione, non ce la facevano andare avanti, si sono entrambi impiccati. Il fratello della donna, appena saputo la notizia, ha perso la testa e si è anche suicidato buttandosi in mare. Oggi sono stati i funerali di queste tre persone e sono volate parole grosse, molto grosse, nei riguardi dello Stato: ladri, assassini, è colpa vostra. Ed è stata contestata anche la Presidente della Camera, Laura Boldrini, che si era recata al Consiglio Comunale per una cerimonia di commemorazione. Nonostante tutto questo, che cosa fa la politica? Continua lo stallo della politica, ormai sono oltre 40 giorni dalle elezioni e ancora il Paese non ha un governo. Il PD è ormai spaccato sulla necessità, lo vedremo nei servizi, o meno, di aprire al centrodestra, e oggi Franceschini se ne è detto convinto, non solo lui, mentre la prossima settimana potrebbe avvenire l'incontro fra Berlusconi e Bersani. Il PDL naturalmente ringrazia, come dire, incassa questa apertura, mentre Silvio Berlusconi afferma, rilanciando: il 15 aprile porterò in Parlamento 8 proposte, lui le ha definite le 8 proposte shock, fra cui il suo cavallo di battaglia, l'abolizione dell'IMU e poi per esempio l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Sentiremo le reazioni. E poi c'è il Movimento 5 Stelle, che afferma: se ci sarà questo inciucio fra PD e PDL, la gente non capirà, ci sarà una rivolta, prenderà i bastoni. Ma il Movimento 5 Stelle, anzi il suo leader Beppe Grillo, oggi sul suo blog ha scritto cose veramente molto inquietanti che riguardano lo scandalo del Monte Paschi di Siena. Vedremo di che cosa si tratta. E poi c'è anche un'altra notizia che riguarda invece i nostri due fucilieri di San Marco: i colpi che uccisero i due pescatori scambiati per pirati non partirono dalle armi di Girone e La Torre, ma dalle armi di altri due commilitoni. Lo vedremo nel telegiornale. Ed ora iniziamo con la lettura dei titoli. Via libera del governo al decreto per i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle aziende creditrici. 40 miliardi di euro arriveranno in 12 mesi. Un'altra tranche sarà versata nel 2014. Sono indignato per le critiche sui ritardi, ha detto il Premier Mario Monti. Tensione e rabbia contro i politici a Civitanova Marche durante i funerali di Romeo Dionisi, di sua moglie Anna Maria e del fratello di lei Giuseppe, che si sono tolti la vita per le difficoltà economiche. In mattinata qualche contestazione anche per il presidente della Camera Laura Boldrini in una cerimonia di commemorazione.
Clima sempre arroventato nel Partito Democratico. Piaccia o no, è con Berlusconi che dobbiamo dialogare, ha detto l'ex segretario Franceschini che apre alla PDL. Su un governo con il centrodestra staremo a vedere, dice Renzi. Mi sa che in tanti non vogliono tornare al voto, afferma. E potrebbe esserci in settimana il faccia a faccia Bersani-Berlusconi. Il Cavaliere intanto lancia 8 disegni di legge, fra questi l'abolizione dei finanziamenti ai partiti, ma anche il cavallo di battaglia in campagna elettorale con l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Beppe Grillo torna a parlare dal suo blog dell'inchiesta Montepaschi, denunciando il silenzio che è calato sulla vicenda e ipotizza che ci siano misteri dietro la morte di Davide Rossi, responsabile della comunicazione. Non sarà l'ultima vittima. E poi si chiede Grillo, si è buttato lui dalla finestra o lo hanno buttato? L'Italia ultima in Europa per la quota di spesa pubblica destinata alla cultura e penultima per i soldi destinati all'istruzione. Lo certifica l'Istituto di Statistica Europea. Solo sulla scuola c'è la Grecia, che fa peggio di noi.